Dunque, prima di iniziare il video di oggi, un paio di precisazioni. Ci sono state un sacco di polemiche differenti riguardo praticamente al video di Hearthstone che ho fatto l'altra volta. Alcuni hanno gradito il gameplay, altri hanno detto che avrebbero preferito una specie di tutorial da me eseguito perché erano assolutamente estranei al gioco, e altri che invece si sono quasi offesi del fatto che io per una volta avessi caricato un video diverso da Minecraft. Ora, per quanto Minecraft sia un gioco che piace a voi e piace anche a me, non è una cosa che io faccio continuamente perché gioco moltissime altre cose anche se non le registro o ne le metto sul canale per qualche tipo di motivo che può essere la mia mancanza di voglia praticamente di commentare una cosa sulla quale sono molto concentrato, il fatto che si prevedono dei montaggi o un editing molto lungo e molto stressante e cose di questo tipo qua. Quindi per cui per una volta, considerato che anche me l'avevano chiesto all'interno del canale, ho preferito fare un gioco diverso come potrebbe essere questa cosa di Hearthstone. Se non vi va bene, se non vi piace questo video, se una cosa che addirittura vi fa incazzare da vedere nel mio canale, nessuno vi costringe a rimanere, nessuno vi costringe ad andare su un altro dei 500 milioni di canali che fanno vedere Minecraft. Potete tranquillamente spegnere questo video, potete tranquillamente ignorare quanto io devo dire su queste cose qua. Se invece volete farmi compagnia, io sono contento, ma non devo sentirmi obbligato a fare Minecraft solamente perché vi piace o solamente perché ne siete dipendenti. E a me dispiace utilizzare per la prima volta in questo canale toni un attimo forti per questo motivo, ma io, prima di essere uno youtuber, sono una persona con dei gusti personali, delle difficoltà e delle esigenze. Quindi, per cui, se un giorno mi va nel mio canale di caricare qualcosa che non sia Minecraft, lo faccio. Chiusa questa piccola parentesi, adesso vado a illustrarvi un attimino di che cacchio si parla guardando un gioco come Hearthstone. Hearthstone è un gioco di battaglia a turni dove un giocatore tenta di ucciderne un altro. Ci sono, per poter arrivare a questo obiettivo, 9 eroi. Ci sono il druido, ci sono il cacciatore, ci sono il mago, il paladino, il chierico, il ladro, rogue, che non so bene come si traduca in italiano, lo sciamano, lo stregone e il guerriero, oltre a tutte quante le creature che sono tra virgolette neutrali e comuni a tutti quanti. Ogni tipo di eroe tenterà di azzerare i punti di vita dell'altro in una maniera peculiare e completamente differente. Per esempio, il druido è specializzato in magie che gli permettano di fare molti danni in poco tempo o evocare creature grosse ai turni iniziali. L'hunter si basa principalmente sull'evocare creature che si potenziano a vicenda a basso costo e ad apparecchiare il campo con delle magie che costino poco. Il mago logicamente si specializza in un sacco di magie che permettono praticamente di sparare all'avversario o pescare carte e cose di questo tipo qua, è prevalentemente quindi un caster. Il paladino ha un sacco di magie di potenziamento dei minions e magie di potenziamento per quanto riguarda se stesso. Il prete si basa solamente sul curare e sul dare dei piccoli spari diretti all'avversario, quindi ha poco control board ma ha tanti spari, tra l'altro generali. Il rogue si basa più che altro sulle armi, sui danni massivi e di utilizzare le cosiddette combo, ovvero la carta ha un effetto aggiuntivo se ne è stato usato un'altra in precedenza. Lo sciamano è una classe che unisce sia potenziamenti delle creature che spari e di solito fa largo uso di magie con overload, in pratica che fanno un grosso danno per il loro costo, ma che poi mangiano, tra virgolette, la stessa quantità di mana il turno dopo. Lo stregone, che si basa sul fare danni inverecondi, e fare sacrifici enormi per poter riuscire ad arrivare alla vittoria. In pratica è la classe tipo il mazzo nero di Magic, ovvero appunto da zerare i punti vita dell'avversario, anche se questo significa rimanere a uno io. Mentre il guerriero infine si basa sull'avere delle creature che più sono danneggiate e più fanno danni su armi molto grosse, corazze, scudi e quant'altro. Oltre agli eroi che hanno delle magie peculiari, esistono anche un grandissimo numero di minions, di aiutanti con effetti diversi che aiutano l'eroe in questione a arrivare per primo all'obiettivo di uccidere l'avversario. Tutte quante le creature hanno un costo di mana, di evocazione che è indicato in alto a sinistra, un valore di attacco e un valore di difesa. A differenza di altri giochi come per esempio Magic, alla fine del turno le creature non si rigenerano. Se tu riesci a portare i punti vita della creatura a zero o a meno del valore iniziale, essi rimarranno tali, quantomeno fino a quando non verrà curato, ci sarà un altro effetto in grado di modificare il suo attacco o la sua costituzione.
Come spesso succede in giochi del genere, i mostriciattoli, i minions d'ora in avanti, non possono attaccare direttamente l'avversario appena sono stati messi in campo, ma hanno bisogno di una abilità particolare che si chiama charge o carica per poterlo fare. Altri invece hanno un'abilità che potrebbe essere questa, battle cry, ovvero grido di battaglia, ovvero l'effetto della carta si attiva nel momento in cui la carta viene messa in gioco. Death Rattle o Rantolo di Morte significa che l'effetto viene attivato nel momento in cui la carta lascia il campo. Quando questo personaggio, ad esempio, viene distrutto, il suo possessore pesca una carta. Taunt è una capacità particolare delle carte che permettono loro di riuscire a attirare su di sé gli attacchi, ovvero non le magie. Taunt è un'abilità particolare. Taunt o provocazione è un'abilità particolare di alcune creature che sono in grado di attirare su di sé gli attacchi dei minions avversari. Indi per cui una volta che io evoco una creatura con Taunt, apparirà un piccolo scudo intorno alla sua immagine che simboleggia il fatto che se io prima non distruggo questa creatura, i miei minion non potranno attaccare direttamente l'avversario. Di solito tutte quante le altre gli altri effetti, come per esempio tutti quanti i minion costano uno di più, oppure spell damage più uno, le sono segnate direttamente sulla carta. Spell damage, tra l'altro, in questo caso è un'abilità che permette a tutte quante le abilità che fanno danni, per esempio fai 4 danni a tot creatura, di farne semplicemente un danno in più. Un altro tipo di abilità che possono avere le creature è Divine Shield. Una volta che la creatura è stata messa in gioco, viene circondata da una specie di cerchio dorato, che significa che qualunque danno gli possa arrivare, sia esso uno o sia esso più infinito, verrà totalmente ignorato, distruggendo lo scudo e rendendo subito dopo la creatura una cosa assolutamente normale come tutte quante le altre. Se notate, le varie carte hanno una specie di simbolino qui in mezzo colorato che indica la loro rarità e in generale anche la loro forza complessiva. Se una carta non ha assolutamente niente, è una carta comunissima che tutti quanti hanno e addirittura potrebbe far parte di mazzi base. Se una carta ha il pallino bianco, significa che è una carta non comune o comunque una cosa, diciamo così, di valore base, che però è leggermente più forte delle loro controparti che non hanno assolutamente nulla. Le carte blu rappresentano le carte rare, che appunto hanno un livello di forza superiore e in generale si designano una carta che ha un elevato effetto, un effetto molto forte per un costo molto ridotto. Le carte viola sono quelle là epiche. Di solito se ne giocano poche perché hanno tutte quante un effetto decisamente pesante all'interno del gioco. Infine, le arancio sono le cosiddette leggendarie, sono carte che sono talmente forti da poter squilibrare pesantemente gli esiti di una partita e sono limitate a una per mazzo. Io non posso, per esempio, giocare due Leroy Jenkins. Una cosa che mi sono dimenticato di dire all'inizio della partita, infatti, è che ogni singola carta che voi utilizzerete nei vostri mazzi è al massimo limitata a due. Ed è per questo che, tra l'altro, sotto ogni carta c'è della mia collezione, in questo caso, non c'è nulla se ce l'ho in carta singola, e c'è un per due se effettivamente ce l'ho in doppia copia. Le carte dorate non hanno assolutamente nessun tipo di valore in più rispetto alla loro controparte non dorata, se non per il fatto che sono molto più fiche e la loro immaginetta è in movimento. Di solito queste carte vengono consegnate, se sono limitate alla classe, gratuitamente con l'avanzare dei livelli dell'esperienza, oppure possono essere trovate randomicamente all'interno delle buste, buste che possono essere comprate con soldi reali oppure semplicemente con il denaro di gioco che si acquisisce facendo missioni. Se una persona non ha una certa carta che gli potrebbe servire e vorrebbe a tutti i costi perché, e la vorrebbe a tutti i costi avere perché è l'unica che riuscirebbe a essere precisa all'interno del suo mazzo, cose di questo tipo qua, esiste anche la crafting mod, che è la possibilità di crearsi delle carte che non si ha a costo di polvere magica. La polvere magica logicamente si ottiene disincantando le carte che si hanno e più naturalmente rare sono le carte disincantate, più polvere magica noi otteniamo. Terremo. Logicamente la cosa è in perdita, perché se io, per esempio, distruggo una disenchanto, in questo caso una carta rara, io ottengo solamente 20 polveri, mentre me ne servono 100 per poterla creare. Ogni mazzo, come potete vedere qui sotto, ha non più e non meno di 30 carte. Questo probabilmente per riuscire a mantenere un equilibrio tra tutti quanti i mazzi.
Nel momento in cui voi avete montato un mazzo, posizionando il cursore sopra all'iconetta corrispondente, vi viene mostrato questo piccolo diagramma che è la cosiddetta curva del mana, ovvero la percentuale e il numero esatto più che altro di carte con un determinato costo. In questo caso, quindi, il mio mazzo gioca due carte a costo 0, 10 a costo 1 per garantirmi una possibilità al turno 1 di non essere mai senza creature, 8 a livello 2, 4 a livello 3 e così via. Gli eroi, per poter soddisfare questa specie di costo di mana che hanno le carte, semplicemente acquisiscono cumulativamente un cristallo di mana per turno. Ce ne possono essere al massimo 10, partono da 1 al turno 1, al secondo turno ne avremo 2 e logicamente ogni turno, svuotando la nostra riserva di mana, resteremo ciclicamente senza. Logicamente non è che se a me avanzano 3 mana il turno dopo, allora al turno 4 ho quei 4 più 3 del turno prima. Per questo in teoria bisognerebbe all'interno dei propri turni utilizzare ogni tipo di mana disponibile nella maniera più oculata possibile. Immagino di aver dato un'infarinatura generale a questo gioco. Avrei in teoria dovuto mettere questo tutorial subito prima del primo episodio, ma dato che molti mi hanno detto che non ci capivano nulla di questo gioco, ho preferito spendere qualche minuto prima dell'episodio odierno in maniera tale da poter far conoscere anche ai profani questo gioco. Ok, scusate l'intero fiume di parole, adesso possiamo anche iniziare. Io sono Max dei Berro Fronzo, benvenuti alla seconda puntata di Hearthstone, d'accordo, nella quale io tento di affrontare il secondo quartiere. Il primo non lo faccio perché, magari come mi avrete già chiesto nei commenti, perché l'ho già fatto e quindi mi rompo le palle a rifarlo. Allora, il secondo boss che volevamo affrontare l'altra volta ha la capacità di praticamente spaccare ogni volta il minion che sta più a sinistra da quello che ho visto di tutti quanti. Quindi ho detto, dato che lui fa danni gratis e mi morirà un sacco di gente, io adesso vado qua e scrivo Death Rattle, che è praticamente la capacità dei minion di fare cose dopo che sono morti. Quindi per cui adesso noi prendiamo tutti quanti i cazzo di minion, ci facciamo un nuovo deck. Diciamo con un paladino, perché o anche con un mago volendo potrei farlo, non saprei. Più che altro proviamo col paladino, perché praticamente il paladino può crearsi minion a nastro. Quindi per cui adesso buttiamo dentro tutto quanto quello che ha Death Rattle. Perfetto. E anche vediamo adesso che cazzo ha da offrire il paladino, perché non ho idea di che cazzo abbia. Dunque, ok, questo può essere buono. Questo qua assolutamente, perché quando il mio minion muore lo ripristino con uno di salute. Quando un nemico attacca viene fuori il difensore. Questo qua ottimo, che così gli diamo Divine Shield e sopravvive. Così poi se muore gli succede qualche cos'altro. Questi qua va bene perché sicuramente metterà della merda. Questo qua va bene perché è molto grossa. Questo va bene per cosarsi. Questo qua ottimo perché è uno sparecchino. Questo perché mi piace. Adesso sto facendo tipo la spesa, no? Questo è un po' estremo, ma lo utilizzeremo lo stesso. E ritorniamo all'inizio per vedere se c'è qualche cosa. Allora. Bah, questo per cautelarsi perché chi se ne fotte. Ci avrebbe qualche mucca e qualcosa con protezione. Qualcosa che magari si cura. Allora, però, io tra l'altro, senza andare sul Death Rattle, c'era quel cazzo di golem che si curava da solo. Quindi vediamo un attimino se. Ah, cazzo, anche roba con le rage potrei utilizzare. Io metto questi due. Vediamo un po'. Enrage, Enrage. C'è questo, c'è questo, c'è questo. Niente di particolare. Comunque, l'unico con Enrage è la Mani Berserker. Chi se ne fotte. Però c'era, abbiamo detto. Che cazzo avevo detto? Eccolo qua, lo Stone Skin Gargoyle. Che questo qua si cura da solo. Boh. Io non ho idea se questa roba funziona. Quindi adesso proviamo ad affrontarlo con questo mazzo che mi sono fatto tipo su due piedi. Perché non ho idea se effettivamente funzionerà o se si troverà a essere ancora più merda degli altri, e vediamo di che cazzo siamo capaci. Egan the Unclean, quindi il non pulito. Questa persona non si lava. Io fighto con onore. Mi viene un Death Rattle che è veramente potentissimo. E mi vengono cose quasi identiche a quelle di prima. Va bene, vediamo che sai fare, figlio di puttana. No, questa qua purtroppo l'ho persa. Ci riproviamo, ma stavolta con qualche protettore in più. Modifico il mazzo e torno.
Ok, messo un paio di Sengin, un Sunwalker e due di questi cosi. Dov'è? Eccolo qua, di questi qua. Proviamo di nuovo. Petting Mr. Bigglesworth. Mr. Bigglesworth è tipo un gattaccio del cazzo, che in teoria è all'interno di Naxxramas. Aegon, che è sempre più sporco. Mentre io sono, cazzo, Uther portatore di luce, quindi capiste. Non so se potenziare questo, ma tanto è da 4, no? Figurati. Iniziamo così. E usa anche il potere. No, non può, non ha mana. Ok. Io uso questo per pescare e faccio fine del turno. Benone. Questo è un po' meno benone. Lui tende ad attaccarmi direttamente, questo lo faccio per fare massa, mentre questo qua per difendermi dalle botte. Puttana Eva, ragazzi. Sto qua è bellissimo. Allora, devo cominciare a far pulizia. Questo si potenzia i demoni col Demon Fire. No, ma dai, che cazzo! Boh, meno male che ne ho un'altra. 4 danni a che cosa? A me? No, a uno dei minion. Sì, però scarti la Doomguard, figlio di puttana. Ok, io non posso dare al mio minion più 1000 più 1000. Né dargli Divine Shield. Continuiamo a fare pulizia, porca puttana. Questo qua cosa fa? Cazzo. Io mi curo e tu ti fai del male. Io non posso dare Divine Shield a un minion, quindi vabbè. In questo momento il suo potere è inutile. Lui fa taunt. Bam. Bam. Chi è che dai più uno? Bene. Sengine gli diamo pure il Divine Shield, perché noi siamo forti. Dopodiché probabilmente spaccherò questo e mi curerò di un altro paio, perché tanto, voglio dire, qualcosa bisogna pur fare. Adesso lui top deckerà una carta. Vabbè. Ditemi voi che cazzo di culo. Boh, quantomeno si è dovuto spaccare qualunque cosa per evocare sto schifo. Il taunt. E gli mettiamo anche questo in maniera tale che si pari il culo. Ancora non lo uccido. Però lo faccio rimanere un punto vita. Adesso pesco. Ok. Mettiamo, potremmo evocare quasi tutto. Allora, questo sperando che non lo metta di qua. Ok, bene. E gli diamo anche il più 4. No, non posso mettergli il più 4 più 4 perché può essere che morirebbe. Guarda, quasi quasi sono tentato di far due danni a tutti. Ma meglio di no perché lui adesso giocherà qualche cos'altro. Quindi ora vediamo che cazzo fa. Ok, mi arrivano 5 danni a gratis. Mi distrugge l'arma, ma non è un problema. Mi fa danni, ma adesso io c'ho un 4-4. Vediamo che cazzo ho topdeccato. Niente. Benissimo. Posso giocare tutto. Allora, faccio due danni a tutti. E gli sparecchio la board, virgola, figlio della gran puttana. Gioco il segreto, così la prossima volta non mi rompe le palle. Potenzio il mio cazzo di minion, che così ho tanta gente forte. E dopodiché ti picchio a sangue. Charge. Peccato che adesso sei di nuovo a uno, figlio di troia. E ti farei anche 3 danni perché sì, tu mi fai 2 danni ma non sono sufficienti. Adesso glielo manderei contro e ti fai anche 3 danni. E hai la cosa sparecchiata, fantastico. Questo lo metto qua a parare il culo e io continuo ad evocare gente. E dopodiché ti picchio, figlio di troia. Oh, mi picchi Thanos e allora cazzo io pesco.
Vediamo che cosa mi giochi contro. Che grosso, minchia! Allora, questo perché sì, e questo perché sa, e questo perché boh. E ti attacco. Oh, clock di uno, figlio di Troia. Se non hai qualche cosa che sparecchia la board. Due damage a questo qua, ma ancora non sono non sono pronti. Ho vinto. Ho vinto. Ho vinto. Ciuca! Avrei dovuto farmi la doccia. Vedi che puzzavi sul serio, cazzo. Ah, che fatica. Bene. Yeah! E ho preso anche Taunt of the Trat. Madonna, che cazzo di carte sono. Bene, un'occhiata di nuovo al prossimo boss e anche per questo episodio di oggi è tutto. Il prossimo boss che cazzo fa? Allora, aspetta, che cosa fa? Fa 3 danni all'eroe nemico, quindi mi sa che io dovrò utilizzare qualcosa che sicura molto, come per esempio un prete. Probabilmente gli manderò contro il prete, vediamo se funziona il prete controlloso. Bene, io spero che questo episodio vi abbia comunque divertito e spero di avervi intrattenuto, nonostante sia una cosa molto più concentrosa e poco cazzona rispetto a tanti altri giochi. Vi invito a lasciare un mi piace se questo video vi ha intrattenuto. E vi ricordo comunque sia praticamente che se volete è possibile iscrivervi in maniera tale da rimanere sempre aggiornati sui miei video. Nel frattempo io vi saluto, vi do appuntamento a domani per il prossimo episodio di Hearthstone, nel quale praticamente tenteremo di picchiare l'Oateb con un qualche tipo di chierico e se non ci riusciamo praticamente andremo avanti a sfinimento fino a quando non lo uccidiamo. E considerato che null'altro è rimasto da dire, da Max dei Barrofronzo, adios a todos!